ogni tanto, nei momenti difficili, pubblico un video. Questi non sono video inerenti al canale, ma sono video molto personali. Però penso possono essere d'aiuto a molti, ovviamente generalizzando. Molti si troveranno in situazioni simili e il mio obiettivo non è quello di darvi lezioni di vita. Fidatevi, sono l'ultimo a poterlo fare. Il mio obiettivo è di darvi un punto di vista. Un punto di vista che può essere preso da chi mi ascolta e plasmato sullo stampo della propria esistenza. Qual è la ricetta della felicità? Ci ho pensato tanto e a lungo. Non che io sia depresso, intendiamoci, ma mi chiedevo appunto perché molte delle persone che mi circondano lo sono. Si lamentano continuamente di ciò che sono e di ciò che sono state. Alla fine, almeno per me, sono riuscito a venirne a capo. O almeno credo. Perché queste persone, nella loro vita, sono sempre fuggite e non hanno mai affrontato i loro problemi, raccogliendo poi quello che hanno seminato, ovvero insuccessi. Il mio analytics indica che la maggioranza del pubblico che segue il canale ha un'età compresa tra i 13 e i 24 anni, quindi voi siete i candidati perfetti per il mio discorso. Ora sedetevi, pensate a voi stessi e a cosa vorreste fare. Cosa vi piace e soprattutto avete già un lavoro? Il vostro lavoro vi soddisfa? Vi soddisfa al punto da non pentirvene un giorno? E se no, cosa vi piacerebbe fare? Vorreste creare anime? Studiate per farlo. Vorreste fare i recensori? Imparate. Amate aiutare il prossimo? Studiate medicina? E insomma, potrei fare esempi fino a domani. Quello che vi sto dicendo è di fare quello che vi rende felici. E se alcuni di voi sono molto giovani e stanno pensando che è difficile, oppure che siete troppo giovani ed è il momento di godervi la vita, vi sbagliate. Sono stato giovane anch'io e so cosa vuol dire non avere sbatti di studiare e voler giocare. Non è così che funziona il mondo, ragazzi. Si comincia a vedere tutto molto bello e allegro, per poi crescere e capire invece che tutto è molto marcio. Beh, non proprio tutto, però molto. E poi ti penti di non esserti comportato diversamente prima. Ti penti di non aver creato il tuo futuro quando era il momento. Lo so, ragazzi, senza mezzi termini, la scuola è una rottura di coglioni allucinante. Ma fidatevi, il peggio arriva dopo. Quindi avete due scelte: equilibrare le cose e crearsi un futuro, oppure ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, con un lavoro che non ti piace e con la difficoltà di arrivare a fine mese. Questa è la scomoda verità. Oppure si può credere alla rassicurante bugia, ovvero che le cose vengono da sé, ma no. Le cose bisogna crearle, non vengono da sé, credetemi. Inoltre, non abbiate mai timore di lasciare ciò che vi fa star bene per cercare qualcosa di meglio. Lo so, è come il lancio di una moneta, ma se non siete persone felici, esigete di più. Non fermatevi mai, anche se dovrete lasciare casa, voi non fermatevi, fino a quando non sarete felici. Non sarà facile, pochi o nessuno vi sosterranno, almeno nel mio caso, ma voi fate come fanno i vostri personaggi dei videogiochi o degli anime o di qualunque sia la vostra passione. Loro si sono mai arresi? Questo è un ottimo insegnamento che questi media danno, mai arrendersi. Ricordate sempre, non esistono cose impossibili, ma solo cose facili e difficili. Grazie per la visione.